Portate una carica di freschezza e di entusiasmo nel vostro nuovo lavoro impegnativo ma appassionante che servirà per far ripartire la macchina comunale di Salerno. Con questo appello il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha salutato e ha rivolto il suo personale in bocca al lupo ai 189 vincitori del corso concorso nell'ambito del piano per il lavoro promosso dalla Regione Campania. Si tratta di forze giovani che a vario titolo verranno inserite all'interno della pianta organica del Comune di Salerno, così come avverrà per altri enti in tutta la regione. In questa settimana è attesa l'immissione al lavoro di 2.500 persone sulle 10.000 che hanno superato la prova. Ma scorreremo la graduatoria, ha già annunciato il governatore, per il quale uno degli aspetti importanti di questo concorso è proprio l'immissione di energie fresche in piante organiche che hanno un'età media di 60 anni e sono alle prese con la digitalizzazione. Una boccata di ossigeno per il Comune di Salerno dopo anni di blocco del turnover e fuoriuscite per pensionamenti, l'ha invece definita la CGIL che ha predisposto uno sportello per fornire ai tirocinanti tutte le informazioni utili sul loro percorso formativo. Arrivano al Comune di Salerno 200 giovani, ragazze e ragazzi, diplomati e laureati che cominciano a lavorare, sono quelli che hanno vinto il concorso della Regione Campania per i 10.000 posti di lavoro per i giovani diplomati e laureati. Ho fatto un appello a queste ragazze e a questi ragazzi perché portino nella loro attività nel Comune una ventata di entusiasmo, perché non si adeguino al clima, come dire, di stanchezza, di sfiducia che tocca tante volte i funzionari pubblici, soprattutto quando hanno una certa età. Abbiamo un'età media fra i 50 e i 60 anni, è chiaro che non c'è più entusiasmo. Ci aspettiamo da questi ragazzi un grande entusiasmo, ci aspettiamo anche nuove capacità tecniche, ci aspettiamo una generazione di digitali in grado di promuovere una digitalizzazione della pubblica amministrazione, uno snellimento delle procedure, e ci aspettiamo anche gente che non si nasconda dietro l'ignavia degli altri. Ognuno deve pensare a fare il proprio lavoro, il proprio dovere. Dunque per noi è una giornata storica e per me è una grandissima soddisfazione. Poi faremo lo scorrimento della graduatoria fino ad arrivare a 10.000 giovani da assumere in tutta la Campania, in tutti i comuni, nella Corte d'Appello di Napoli, di Salerno, nelle varie aziende. È veramente l'operazione sociale più importante che si sia fatta nel sud da decenni a questa parte. Grazie, Presidente.